La Ferrari 675 avrà sospensioni multilink e pull rod, scopriamo perché. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. La F1 75 è nata con un'anomalia che riguarda il consumo degli pneumatici e che non si riesce a sistemare. Il calo delle gomme nel GP degli Stati Uniti è arrivato di colpo, a differenza del graduale decadimento avvenuto nei GP precedenti, impedendo a Charles Leclerc di difendere la posizione da Max Verstappen dopo aver rimontato il gruppo dal 12° posto in griglia. Leclerc non ha potuto azzardare neanche un attacco con DRS aperto, tanto era la velocità con cui Max si allontanava, e ha poi dovuto adeguare il suo passo gara alla tenuta delle gomme, che ad Austin hanno sofferto anche le posteriori. Nell'evoluzione della monoposto si è andati ad aumentare l'energia sugli pneumatici Pirelli anteriori, e il problema è proprio quello di non poter ammorbidire l'assetto meccanico per i vincoli che derivano da queste sospensioni, altrimenti le gomme, che devono restare nella corretta finestra di funzionamento per garantire il miglior comportamento, subiscono un surriscaldamento nocivo, quindi non si possono maltrattare con pattinamenti e perdite di trazione. Al contrario di quanto si possa pensare, questo effetto negativo non è il riflesso dell'introduzione da parte della FIA della direttiva tecnica TD39, ma chiaramente alzando la vettura per correggere il porpoising diminuisce il carico aerodinamico, che consentirebbe di gestire la rigidezza di barre e ammortizzatori, ma le vetture ad effetto suolo danno il loro meglio con assetti molto rigidi, mentre le gomme Pirelli non sopportano lo strapazzamento brusco. Il miglior compromesso ce l'ha in mano la Red Bull di Verstappen, che si appresta a battere il record di vittorie stagionali. A Maranello, per riuscire a trovare una soluzione, hanno già tentato di lavorare all'interno del corner anteriore per espellere l'aria calda generata da disco e pinza, deviandola dal cerchio e dalla gomma, rendendo così il rendimento della rossa meno stabile di quella della RB18, che favorisce la F1 75 di prestazioni sul giro secco, come testimoniano le 12 pole position su 19 gare disputate. Quindi, se il miglioramento della rossa è legato alle sospensioni, la Ferrari potrebbe cambiare lo schema delle sospensioni anteriori della futura 675 del 2023. Il fatto è che a Maranello hanno cercato di mantenere dei concetti un po' troppo tradizionali, e i dati che si stanno raccogliendo in pista indicano che forse è meglio cambiare questi concetti, rinunciando ai doppi triangoli sovrapposti, per passare ad articolazioni multilink e al pull rod, seguendo la strada percorsa dalla Red Bull e la McLaren. E visto che la soluzione del pull rod anteriore era già stata presa in considerazione dal team del Cavallino, se dovessero decidere di cambiare schema non partiranno da zero, tanto più che a Maranello erano stati gli ultimi a schierare delle monoposto con il tirante anteriore nel quadriennio che è andato dal 2012 al 2015. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e visto che le monoposto 2023 non sono una evoluzione delle vetture 2022, il cambiamento potrebbe non essere così efficace. La Mercedes, ad esempio, ha fatto sapere che la W14 rappresenterà un taglio netto con la W13. Secondo te, la Ferrari deve rischiare e cambiare certi concetti o dovrebbe proseguire con quello che ha? Scrivilo nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Non scordarti del like, che è importante, e di iscriverti al canale. Ciao!